Siamo in onda con ANG in Radio Lazio, Young Radio for Young People. Anche in Danimarca il programma Erasmus ha segno positivo, a cura di Ilaria Valenti. Una serie di eventi in Italia e in tutti i paesi europei presenta periodicamente il programma Erasmus Plus. Si aprono così spazi per raccontare esperienze di mobilità, ma anche tutta quella serie di progetti che scuole, università, associazioni culturali, cooperative sociali e centri per la formazione e per l'educazione degli adulti si impegnano a promuovere in Europa e nel nostro paese. Nel dare visibilità a questo programma è coinvolta anche l'Agenzia Nazionale per i Giovani, ma protagoniste assolute diventano le scuole che, come il Liceo Scientifico e Linguistico di Ceccano in provincia di Frosinone, fanno avvicinare concretamente i loro studenti alle opportunità europee. Anche questa scuola, come tante in Italia, ha recentemente organizzato il suo Erasmus Day, coinvolgendo pienamente i suoi studenti che, comunque, in questo ambito, hanno interessanti esperienze da raccontare. Cominciamo con Marco. Per iniziare, ci racconti qualcosa su di te? Ciao a tutti, sono Marco e frequento il liceo scientifico di Ceccano e sono un ragazzo abbastanza timido. Dove hai maturato la tua esperienza all'estero? Io sono andato in Danimarca, ad una cittadina che si chiama Frederikssund e è stato comunque un bellissimo viaggio, una bellissima esperienza. È stata la prima volta che uscivi dall'Italia completamente da solo? Sì, da solo sì, perché tutti gli altri viaggi li ho fatti insieme alla mia famiglia, quindi sì, questo qui è stato il primo viaggio che ho fatto in modo autonomo. Sei stato ospite in una famiglia del posto? Sì, sono stato ospite in una famiglia di quella cittadina, Frederikssund, che erano delle persone gentilissime, che inoltre erano anche di origini italiane. Ti è mancata la tua famiglia? Ad essere sincero non troppo, anche perché sono stato fuori per una settimana, quindi non è passato tanto tempo. E cosa ti ha colpito durante questa tua esperienza in Danimarca? Senza dubbio l'organizzazione, perché lì tutti quanti sono organizzati, i servizi funzionano benissimo, a differenza comunque di dove vivo io. Hai avuto difficoltà nell'ambientarti oppure è andato tutto liscio? No, non troppo, anche perché la famiglia e tutti i ragazzi danesi comunque mi hanno messo a mio agio, quindi mi sono trovato benissimo. E degli italiani ti sei fatto un'idea di cosa pensano i danesi? Guarda, io sono stato in una famiglia italiana, cioè che aveva origini italiane, quindi potevano pensare solo bene degli italiani. È stato facile condividere, socializzare e fare amicizie? Sì, è stato abbastanza semplice, anche perché siamo ragazzi e quindi abbiamo degli interessi comuni e non è stato troppo difficile. Hai mantenuto contatti con i tuoi coetanei conosciuti lì? Sì, ho mantenuto dei contatti, infatti proprio a novembre dovrebbe venire qui in Italia, a casa mia, il ragazzo che mi ha ospitato in Danimarca. Quali erano gli argomenti che scambiavi con i tuoi amici danesi? Gli argomenti potevano essere quelli più semplici ad argomenti più complessi, comunque argomenti di tutti i tipi. Cosa ti è rimasto di questa esperienza? Mi è rimasto tutto, perché comunque l'esperienza è qualcosa che, qualsiasi esperienza è qualcosa che forma il ragazzo, quindi anche questa esperienza mi ha formato dal punto di vista caratteriale. La ritieni fondante per il tuo futuro o no? Assolutamente sì, perché è appunto un'esperienza che forma la persona e la consiglio a tutti i ragazzi che comunque amano le lingue, che amano viaggiare, è un'esperienza fantastica. Marco, vuoi ringraziare qualcuno? Voglio ringraziare il dirigente scolastico Concetta Senese, la nostra professoressa d'inglese Rita Vivoli e ringrazio anche voi di ANG in Radio Lazio, Young Radio for Young People. Marco è uno dei testimoni di quanto il programma Erasmus Plus rappresenti davvero un modo diretto di far vivere l'Europa e condividerne la partecipazione. Noi di ANG in Radio Lazio, Young Radio for Young People, pensiamo che l'Europa rappresenti per le nuove generazioni un terreno fertile di opportunità e di occasioni, perché amplifica la possibilità di conoscere gli altri, aumentando la fiducia nelle proprie capacità e rendendo i giovani consapevoli della propria appartenenza europea. D'altra parte, è vero che le esperienze all'estero finiscono per sviluppare competenze personali, professionali, comunicative e relazionali, facendoci diventare sempre più europei, unendoci nelle rispettive diversità. E se questa ieri era una scommessa, oggi fortunatamente è una realtà. Ilaria Valenti, ANG in Radio Lazio, Young Radio for Young People.